durante le iniziazioni, questi sono sistemi che vengono passati da monastero in monastero. Loro sono, inizialmente devono ricevere spiegazione dai loro maestri orali, poi devono fare pratica, devono memorizzare diversi testi, poi devono fare dei ritiri, poi successivamente fanno quello che viene chiamato una puja del fuoco, cerimonia del fuoco, e poi dopo sono adatti, possono fare il mandala. Cioè c'è un processo abbastanza lungo per arrivare, perché non è solamente la capacità di disegnare nel modo giusto. Ora, questo mandala, che rappresenta un palazzo celestiale, rappresenta questo, si entra sempre da est, che è il bianco, che rappresenta la pacificazione, per esempio, o rappresenta l'acqua, poi a sud il giallo rappresenta la terra, rappresenta l'incremento, il giallo, l'incremento, perché poi anche lì le percezioni dei colori sono importanti, la capacità di percepire i colori nel modo giusto. Allora uno può prendere nella visione del mandala diversi esempi dalla natura, cioè un tramonto, o il rosso, diciamo quello giusto, oppure il giallo, il grano in maturazione, il sole a una certa ora della mattina, quindi nella percezione dei colori. Quindi uno entra nel mandala da est a est, perché appunto sorge il sole, e gira tutto intorno. Questo mandala è un palazzo celestiale dove tutte le percezioni, visive, uditive, olfattive, gustative, tattili e i concetti, diciamo quelli ordinari, vengono completamente a perdersi, dove si è a fondire a tu per tu con l'Idan, che è chiamata divinità tutelare, in questo caso di Ceresi. Cioè, cosa vuol dire? Noi entrando nel mandala, vuol dire, vogliamo impregnarci di compassione, vogliamo che tutti gli atomi del nostro corpo, della nostra mente fossimo completamente mischiati con questa qualità di compassione, che si intende il desiderio che l'altro sia libero dalla sofferenza. Quando questo altro non è riferito solamente ai propri delle persone che si vuole bene, ma è esteso a tutti quanti gli esseri, indifferentemente dall'essere amici, nemici, indifferenti, diventa compassione illuminata. Quindi è una cosa, diciamo, difficilissima, nel senso che uno può avere, diciamo, anche un pensiero intenzionale, e quello viene chiamato bodhicitta di aspirazione. Invece la bodhicitta proprio che fai, quello è semplicemente il desiderio, no? Come sarebbe bello se tutti fossero felici, però finisce lì, diciamo, nel desiderio. Mentre invece nell'impegno vero, dice, possono gli altri essere felici, posso io fare in modo che gli altri siano felici nelle determinazioni successive. E poi quella in ultima analisi si chiede, diciamo, alla divinità tutelare, la compassione illuminata, di mandare l'energia ispiratrice affinché si abbia effettivamente la capacità di farlo, che non sia solamente una semplice ispirazione e basta. Quindi sono addestramenti che vengono fatti per aumentare una di queste qualità che sono, diciamo, che sono fondamentali nello sviluppo, diciamo, di un risveglio completo, che comunque parte, come anche diceva lui, anche dalla consapevolezza, diciamo, della presenza mentale, dell'essere che ora, i sensi, il respiro che entra e che esce. Quindi l'importante è la presenza mentale, ma all'interno di questo mandala, dove tutte le percezioni, appunto, che si è detto precedentemente, sono pure, diciamo, una dimensione pura. Comunque è chiaro che è una cosa difficile, si arriva dopo aver gradualmente, infatti viene cosiddetto tetto d'oro di una casa, proprio perché, diciamo, inizialmente c'è da costruire queste fondamenta, le fondamenta che sono alla fine, diciamo, quelle che vengono chiamate le 10 azioni virtuose di base, no? Sono, l'individuo si può esprimere attraverso il pensiero, attraverso la parola e attraverso l'azione, corpo, parole, mente. Quindi la capacità di controllare la parola e il corpo ce l'abbiamo tutti. Controllare la mente non è possibile, controllare la mente, diciamo, allo stato ordinario. Comunque
Controllare la parola vuol dire il corpo, vuol dire per esempio non uccidere, non rubare e non avere attività sessuale scorretta. Queste sono i tre del corpo. Quattro della parola sono mentire, calunniare, parole dure e parlare senza senso, che sono il quadro della parola. Cioè queste cose qua ci si può refrenare in un certo qual modo, no? Però quella è la mente, diciamo, una mente senza controllo distrugge tantissimo, una mente con controllo invece può fare tantissimo lavoro. Noi stessi siamo fautori della nostra felicità, noi stessi siamo fautori della nostra sofferenza. E qui viene messa in analogia con l'elefante, negli stadi di concentrazione c'è questo elefante che è rappresentato dalla mente, tutto scuro, e man mano che passa i 9 stadi di concentrazione diventa sempre più bianco. Però c'è questi due, il coniglio di fianco e la scimmia, che sono l'agitazione e il torpore, no? Che sono due cose che ci fanno cadere la concentrazione. Se noi sviluppiamo potere di concentrazione, sicuramente saremo meno stanchi, più efficienti, più presenti, gusteremo di più moltissime cose. Quindi sono tantissimi vantaggi da sviluppare la capacità di concentrazione. Comunque sono tutti elementi che servono ad arrivare a quello che è il mandala. Quindi il mandala, diciamo, a linea di massima è di esempio, ci sono i diversi colori, di diverse sillabe intorno mani peme un, al centro la lettera ri, che è la sillaba seme da dove sorge la divinità, e poi dopo la sillaba seme, il ri che sul fiore di loto si trasforma nella Avalokitesvara o Buddha della compassione. Quando il meditatore recita il mantra, non so, tutte le volte che vuole, è come se entra in contatto con, si avvicina a queste qualità di compassione. Ecco, qualche domanda. Io volevo rammentare un concetto. Le neuroscienze, recentemente stanno verificando quello che il buddismo ha detto nel 2500 anni. Stanno verificando, questo negli ultimi anni, proprio ci sono degli studi di rigore scientifico che piano piano stanno dimostrando queste assunzioni, queste leggi imposte dal buddismo. E la cosa è molto affascinante. È molto affascinante perché significa che il buddismo non ne ha mancata una. Stanno verificando, sono all'inizio i neuroscienziati e gli scienziati, però le stanno verificando tutte, e quindi questa è una cosa sicuramente che a me, sinceramente, come ricercatore appassionato di neuroscienze, e ci lavoro anche in questo campo, affascina tantissimo. Sì. Quindi una delle mie conclusioni è: il buddismo dice così, vabbè, non è ancora stato dimostrato, ma magari fra 100 anni verrà dimostrato. Quindi non consideriamo una stupidaggine, consideriamo una cosa che può essere, solamente che non siamo qua maturi per arrivare a capire l'aspetto più razionale di tante osservazioni. Non so, uno si potrebbe domandare però come fece il Buddha, che non disponeva della tecnologia attuale, ad arrivare ad una tale precisa descrizione della realtà della materia. Io non ho una risposta certa, diciamo che ho un sospetto. Io sospetto che avesse una tale capacità di concentrazione che gli consentiva di arrivare a percepire con estrema esattezza proprio a quel livello infinitesimo che cosa stava succedendo. Cioè, noi quando pensiamo di vedere, pensiamo solamente alla vista, pensiamo che ci sia solo la vista per vedere. In realtà, non so, i non vedenti ci possono anche dimostrare, c'è stata una dimostrazione bellissima dei non vedenti che accompagnavano i vedenti in un labirinto completamente buio. Noi pensiamo vedere dipende solo dalla vista. In realtà, tutta quanto il training del Buddha, dei monaci antichi, eccetera, era un training che tendeva a potenziare quella che noi chiameremmo attenzione.